Allora, vedete queste due facce simpatiche, sono i più bravi velisti in questo momento in Italia e non di poco, di un anno luce. Se non li avete riconosciuti, facciamo dire a loro i loro nomi. Vi volete presentare? Allora, io sono Vittorio Bissaro. Sono Silvia Sicuri. E questi due signori vanno su una barca che si chiama? Nacra 17. Nacra 17 è una delle nuove classi olimpiche. Quest'anno voi avete vinto praticamente tutto. Chi ripete che cosa è successo quest'anno? Vado io. Praticamente tutto, nel senso che la stagione sta andando benissimo. Abbiamo vinto effettivamente ogni tappo a cui abbiamo partecipato, cioè Miami, Yer, Garda e Kiel, a parte Palma dove abbiamo fatto secondi. Quindi sicuramente... Cioè scartate un secondo. Non lo stiamo scartando, sì, sono convinto non lo scarteremo. No, no, certo, in termini velici, scusa. Per il momento è il nostro risultato peggiore che fa effetto sicuramente, ma... Noi diciamo che sappiamo cosa ci ha portato a fare quei risultati e continueremo a farlo. Quindi... No, per chi ci ascolta fa molto effetto e deve farvi più effetto di quanto ve ne stia facendo, perché l'ultima volta che abbiamo avuto un equipaggio che dominasse in questo modo in una classe olimpiche, devo dirvi che da un punto di vista maschile era vivo Agostino Straulino e da un punto di vista femminile ovviamente dobbiamo riferirci a Alessandra Sensini. Ma c'è una cosa ancora più bella di quello che vi hanno appena raccontato in termini di risultato, e questo è il loro modo di condurre la barca e il Nacra con vento forte. Questi due vanno un nodo più veloce del secondo più veloce, significa che quando c'è vento forte e partono in poppa, loro semplicemente fanno un break, lo stesso break che mi è capitato di vedere nel 1988 alle Olimpiadi di Busan, quando irruppe nel mondo della vela Torben Grael, capace di inchiodare i suoi avversari in un modo assolutamente strepitoso. Sembra forse una svilinata, in realtà è la semplice cronaca di quello che succede alle regate quando c'è vento forte. Da dove nasce questa capacità di conduzione con vento forte? Sicuramente la barca è difficile, cioè richiede tanta concentrazione, e quindi sono convinto che siamo tra i pochi equipaggi al mondo che effettivamente hanno in un certo senso metabolizzato, completamente interiorizzato quello che è conduzione e possono permettersi di andare alla ricerca del vento più forte, degli aspetti tattici di popa, perché c'è ancora la maggior parte della flotta che fatica a governare questo mezzo. Il perché, prima di tutto, tante ore passate su questa barca, che appunto è stato un gioco nuovo per tutti, era un po' come l'avvento del kitesurf o dello snowboard, chi per primo si è buttato è stato il primo di fatto che ha alzato l'asticella. E al momento direi questo, tante ore, tanta voglia di crescere, un approccio un po' così, con quel compromesso fra appunto spingiamo e non spacchiamoci, perché veramente è molto sottile la... differenza fra, cioè ci sono quegli equipaggi che continuano a infortunarsi, continuano a spaccare la barca, ci sono quegli equipaggi che non spingono mai abbastanza e quindi non accelerano. Forse noi abbiamo trovato quel giusto compromesso che ci permette di crescere pian pianino ma inesorabilmente. Ecco, lui l'ha raccontato in modo semplice e in realtà il punto è proprio questo. Mentre gli altri equipaggi, anche quelli di medal race, in certe condizioni critiche hanno il problema di sopravvivenza, cioè sostanzialmente di non arrotolare sul mare, loro volano via. Quindi io vi invito, se vi capita in mare, se sentite che questi due si stanno allenando, di provare il brivido di vedere come vanno in poppa con vento forte. Intanto è una promessa che facciamo a voi, spero di inquadrarli in poppa molto molto presto. Intanto conosciamoli un po' meglio. Signorina, il suo nome non è nuovo certamente a chi ha più di 20 anni o forse anche più di 30. Come hai conosciuto questo timoniere? Ho la passione per la vela, immagino che arrivi da papà e da mamma. La passione della vela sicuramente arriva dalla famiglia. Sono nata in una famiglia di velisti. E Pier Sicuri, Paola Pozzolini, per quelli non sintonizzati. Pier Sicuri, Paola Pozzolini, che mi hanno sempre spinto a praticare sport nella natura. Mi sono appassionata poi alla vela e loro mi hanno sempre supportato, e anche adesso in famiglia con mamma e i miei fratelli Lara e Raffaele si chiacchiera spesso su quello che è successo in acqua, sugli allenamenti, su nuovi spunti, su problemi da risolvere, quindi in famiglia c'è sempre una grande conversazione a riguardo. E Vittorio l'ho conosciuto grazie alle regate, eravamo avversari sulla Bichet 16, il piccolo catamarano giovanile, e abbiamo cominciato ad andare in barca assieme grazie al Politecnico di Milano, che
ci ha messo assieme per la regata universitaria, siamo entrambi laureati in ingegneria, io in gestionale, Vittorio in aerospaziale. Cioè è colpa del Politecnico? È colpa del Politecnico, ci piace pensare che sia proprio colpa del Politecnico. E... è la storia bellica più anomala d'Italia, non ho mai sentito niente del genere. Vero, però devo dire che anche se in quel caso si navigava su un piccolo skiff, tra l'altro praticamente costruito da Vittorio, e il feeling è stato immediato, ci siamo subito resi conto che si poteva veramente pensare a un progetto assieme. Tu sei milanese? Io sono nata a Genova, cresciuta a Milano. E tu sei di Verona? Veronese. E tu invece come sei arrivato al Nacra, come sei arrivato a queste esperienze? Dalla regata universitaria in poi, appunto, le nostre strade si sono unite, quindi non aggiungo niente. Mi sono avvicinato al mondo della vela un po' più per caso che Silvia, probabilmente, nel senso che i miei genitori avevano una barca a vela da crociera, quindi ho sempre fatto vacanze in barca a vela in Croazia, quindi forse ho iniziato a essere un po' più marinaietto e un po' meno regatante, mi sono avvicinato molto tardi alla realtà delle boe. E dopo però, appunto, vivendo Verona per amici in comune, abbiamo deciso intorno ai 15-16 anni di comprarci appunto un Hobbycat 16. E da lì mi sono innamorato dell'adrenalina, della velocità. Ma quest'anno quando è che avete preso consapevolezza? Già l'anno scorso avete avuto degli ottimi risultati, ma a un certo punto quando vi siete resi conto che sostanzialmente facevate quello che volevate, cioè vincere tutte le regate a cui partecipi a questo livello, salvo una dove arrivi secondo, deve darti sicuramente una consapevolezza. Qual è la prima volta che in poppa vi siete voltati e detto cavolo, non ci sono più, dov'è il secondo? Com'è andata? Ma è stato un percorso un po' lento, per piccoli passi, nel senso la prima tappa a cui abbiamo partecipato, Miami, è stato il nostro primo grande successo assieme, ma non erano presenti i più forti al mondo. Quindi c'era un po' così l'incertezza che forse eravamo bravi, ma non eravamo così tanto bravi. Palma, la seconda regata in cui c'erano effettivamente tutti, abbiamo fatto secondo e vedevamo ancora qualcuno davanti. Hier, l'ultima, ancora c'erano tutti, però quella volta abbiamo vinto. Non lo so, sono piccole cose, secondo me più che questo vuoto che fa ovviamente piacere, ma non è così facile come sembra. No, no, guarda, non sembra facile per niente. Quest'anno siamo stati bravi a non mollare mai, quindi quello che ci ha portato a fare questi bei risultati non è tanto il fatto che andiamo sempre a un nodo più veloce degli altri, perché sono poche le condizioni in cui riusciamo a fare quella differenza. La differenza la facciamo perché dai 5 ai 25 nodi, dall'acqua piatta al vento forte, riusciamo sempre a essere lì. E questo fa sì che sui campionati lunghi, con uno scarto a disposizione, quella consistenza ti permette alla fine di trovarti in testa. E com'è per te voltarsi in poppa a vedere che gli altri sono distantissimi? Mi piace sempre guardare avanti, mai indietro. Però spesso c'è più adrenalina nelle prove in cui si è primi rispetto alle prove in cui si è dietro e si deve recuperare. Sicuramente avere la fiducia di essere mediamente rapidi in tutte le condizioni, di saper gestire le diverse situazioni, ti dà serenità durante le prove e ti permette di concentrarti su tanti altri aspetti che sono fuori da quella che è la conduzione in sé. Sicuramente fa piacere, sappiamo che abbiamo iniziato bene, ma siamo forse a metà del percorso, verso il nostro obiettivo, che sono le Olimpiadi di Rio, e siamo focalizzati su quello. Abbiamo ancora tanta voglia di lavorare, sappiamo che possiamo ancora migliorare tanto, e quindi diciamo che la nostra concentrazione è più su quello che su altro. Qual è la prossima puntata adesso? Come prosegue la stagione? Siete in partenza, giusto? Partiamo domani mattina, andiamo alla Grand Motte per il campionato europeo, dove diciamo è un paio di mesi ormai che non troviamo non abbiamo la fortuna di navigare con i più forti al mondo, quindi non vediamo l'ora di scendere in acqua e riconfrontarci con loro. Ragazzi, buon divertimento, sono molto contento di avervi finalmente conosciuto, spero e immagino che avremo tante altre occasioni, e per adesso vi faccio davvero i più grandi complimenti da parte di tutta la vela italiana. Quello che avete fatto è veramente fantastico, dovete essere molto molto orgogliosi di voi, almeno noi lo siamo. Grazie ragazzi. Ciao. Grazie mille ragazzi.